Se ci ascoltano bene, se sono collegati qui insieme a noi. Vediamo qualche altra persona, giusto per capire in generale se si vede e si sente. Ok, si vede e si sente bene, perfetto. Allora, io sono Monica di Tutto per la Piscina. Questo nuovo webinar tratterà il tema del pH, quindi come mantenere i giusti valori di pH in piscina. Anche perché si avvicinano le belle giornate, domani è 1 maggio e quindi già chi è alla piscina può iniziare a fare qualche tuffo. Tutto per la piscina è nel mercato da oltre 10 anni. Siamo esperti nel mondo delle piscine e abbiamo un e-commerce online, quindi da oltre un anno. Oltre alla vendita di prodotti chimici e comunque prodotti legati al mondo delle piscine, siamo anche specializzati nell'assistenza clienti. Ora abbiamo una domanda per voi. A breve dovreste vedere un sondaggio. La domanda è: quante volte a settimana verificate il valore del pH? Meno di 2 volte, da 3 a 5 volte o più di 5 volte? Vediamo qualche E risposta. mi Esatto, raccomando, siate onesti. anche perché in base alle risposte andremo appunto a trattare questi argomenti. Vedo che la maggior parte sembrerebbe meno di 2 volte, quindi questo webinar servirà proprio a loro. Da Però 3 a stanno 5 volte. cominciando a crescere dai 3 a 5 volte. Sì, vediamo qualcun altro. La maggioranza rimane però sempre meno di 2 volte, Sì. che tra l'altro quando a noi ci chiedono appunto l'assistenza, noi molto spesso chiediamo i valori e proprio la risposta è non lo sono, noi tester, quindi andiamo oggi a spiegare quanto è importante il pH in piscina. Ok, meno di 2 volte diciamo che è la risposta principale. Andiamo ora. Allora, dovreste vedere sempre le slide. Di cosa parleremo oggi? Di come mantenere pulita la piscina? Quali sono i principali parametri dell'acqua in piscina e soprattutto del pH? Quindi che cos'è e come interagisce col cloro? Il metodo del Phenol Red? E alla fine ci sarà un codice sconto per voi. Oggi ci guiderà il nostro ospite, Andrea Meppignano, che è un esperto in soluzioni per il trattamento dell'acqua in piscina. Quindi Andrea, ti cedo la parola. E buon webinar a tutti. Gentilissima Monica, io come di consueto ringrazio Tutto per la Piscina, Monica che è sempre bravissima nell'introduzione dei nostri webinar, perché sono sempre momenti molto importanti per noi che abbiamo una piscina o che desideriamo una piscina e al di là della scelta, diciamo, strutturale, cioè se sia una piscina fuori terra, che sia una piscina interrata. Piccola, grande, una spa, un idromassaggio, eccetera, gli argomenti sono molto trasversali. Quindi, quando si tratta di acqua, Tutto per la Piscina è un partner per qualsiasi potenziale cliente di qualsiasi piscina e che contenga comunque un volume di acqua interessante anche da questo punto di vista formativo e informativo. E oggi diciamo che il pH, questo conosciuto e sconosciuto elemento, perché fortunatamente in questi anni la cultura, anche dal punto di vista proprio del trattamento acqua, è migliorata molto, a volte è un po' sconosciuta, o meglio, sai che devi seguire alcune indicazioni, poi magari nel percorso ti perdi e non sai perché magari è così importante. Quindi diciamo che questa è una bella occasione per tutti e anche per me. Di valorizzare sempre quella che è la mia esperienza, che arriva da una ventina d'anni nel nostro settore, e quindi insomma sono anche molto contento di poter contribuire insieme a voi a sviluppare un po' di conoscenza per quanto mi compete in più e con la grande disponibilità invece a cogliere, cosa che invitiamo sempre, giusto Monica, a interagire con noi Certo, infatti volevo perché. proprio dire che c'è a disposizione la chat, se hanno qualche domanda, qualche curiosità, io nel corso del webinar leggerò le domande e te le porrò, in modo tale da chiarire tutti i dubbi. Ottimo, molto importanti che queste domande ci aiutano ad arricchire sempre la esperienza di tutti, compresa ovviamente la mia, e quindi vi invitiamo, ecco, a interagire, tenerci insomma belli interpreti tutti insieme con un bel sistema in questo nostro webinar. Molto bene, allora possiamo cominciare magari dalla prima
prima informazione, la prima slide, poiché ancora prima di arrivare, diciamo, al pH, a questo conosciuto sconosciuto elemento, dobbiamo porre delle basi. E le basi che ce le portiamo un po' dietro anche in tutti i vari seminari, due cose che sono circolazione e filtrazione e l'altra che è il trattamento chimico. Perché abbiamo messo questa immagine di questa bilancia? Poiché ci piace trasmettere il messaggio che per ottenere il massimo comfort e la minima spesa quando si tratta di piscina, mini piscina, interrata, fuori terra, eccetera, bisogna avere un equilibrio tra quella che è la struttura, quindi la conformazione della vasca e come è strutturata a livello di circolazione e di impianti di filtrazione, e dall'altra un perfetto equilibrio per non dover spendere di più nel trattamento chimico. Perché questo equilibrio? Perché vi lascio immaginare che se noi abbiamo una piscina che non è correttamente dimensionata, quindi che non ha sufficiente tempo di ricircolo, ad esempio, che non ha un impianto di filtrazione adeguato, quindi la sua capacità di trattenere sostanze organiche, tutto ciò che dovrà andare a compensare come una bilancia sarà il trattamento chimico. Quindi una insufficienza dal punto di vista strutturale di circolazione e filtrazione causerà un aumento del consumo di chimica. Quindi quando anche tra amici, insomma, mi chiedono: Andrea, ma quanto costa mantenere la piscina? Io è chiaro che devo dire dipende da. Ma la parte dove dipende da A è il punto A, cioè se inizi bene con una buona organizzazione e un buon investimento strutturale e di filtrazione, sicuramente avrai un impatto positivo anche sul chimico. Arrivando al punto B, arriviamo al nostro, diciamo, argomento, quindi il trattamento chimico. Simonica nella slide successiva. Proprio perché parla della parte chimica, appunto. Bravissima. Lì, nella parte chimica, posto che abbiamo detto, no, l'equilibrio tra uno e l'altro, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenere monitorati tutta una serie di parametri. Questi parametri portano a un equilibrio. Vedete, ritorniamo alla bilancia di prima, no? Tutto deve rimanere in equilibrio, compresi i parametri di bilanciamento dell'acqua. Tra i principali che vengono e devono essere monitorati per avere, diciamo, questo bilanciamento, abbiamo lì elencati pH, alcalinità, durezza, i metalli, le sostanze organiche e per finire anche il nostro cloro. Tra l'altro, io proprio colgo l'occasione per dire che il prossimo webinar sarà incentrato proprio sul cloro e le differenze, gli usi con il dicloro, tricloro e multifunzione. Quindi poi al fine webinar ve lo ricorderemo e colgo anche l'occasione per rispondere ad Antonio, sì, il webinar è registrato. Molto bene. Ottimo perché questo argomento di stasera che tratta il pH e diciamo la sua definizione e come mantenerlo in equilibrio si collega al prossimo webinar che sarà proprio quello sul disinfettante igienizzante a base di cloro in tutte le sue derivazioni. Con questi elementi la cosa importante che mi piace sottolineare è che quello che è elencato qua è misurabile, cioè è misurabile il pH, è misurabile l'alcalinità, è misurabile la durezza, sono misurabili i metalli contenuti in acqua, eccetera, eccetera. Perché è importante sottolinearlo? Poiché non è che sono cose, cioè l'equilibrio è fatto di questi elementi, punto e fine. Cioè, volendo entrare in profondità, però stiamo parlando, diciamo, di cose che sono assolutamente fortemente di competenza di piscina ad uso pubblico. Quando dico quando andiamo nelle piscine pubbliche sentiamoci sicuri anche da questo punto di vista perché c'è un forte monitoraggio e un continuo monitoraggio di tutti i parametri. Quando invece parliamo di piscina privata sarebbe consigliabile sempre monitorare questi parametri e noi così stasera andremo anche a scoprire come impattano ad esempio anche sul pH, che è una cosa interessante che rimane a margine, ma comunque secondo me interessante per noi utenti. Diciamo ad uso di piscine anche ad uso domestico. Entriamo se Prima vuoi. di entrare Sì. nel vivo del Sì. pH, c'è già una domanda. Franco chiede:
Io mi trovo sempre in difficoltà nel capire quante volte devo misurare i valori di pH. Quando ho comprato la piscina la misuravo 3 volte al giorno, adesso invece in base a quando avverto che qualcosa non va, cosa consigliate? Ok, allora, praticamente Franco, giusto? Sì. Franco adesso fa il tipico intervento al bisogno, cioè è diventato una forma quasi empatica con l'acqua, no? Cioè quando lui sente che c'è qualcosa che non va, interviene sul Misura, pH. sì, esatto. Ok, allora questa è una cosa, lasciamelo dire così divertente perché mi fa molto empatia e romanticismo nei confronti dell'acqua, no? Cioè quando vedo che c'è qualcosa che non va, allora intervengo. Questa cosa, Franco, è, ripeto, così simpaticamente divertente, tuttavia senza eccedere, cioè nel senso che prima la controllavi 3 volte al giorno, cioè, quindi era l'eccesso. Così come invece ad arrivare addirittura al punto in cui quando c'è qualcosa che non va, io sono più, proprio perché siamo nella parte della chimica, e quindi sulle cose pratiche, sarei un po' più sistemico nel muovermi nell'analisi. Cioè, lo vedremo magari anche nel corso Il di webinar. questo webinar, e risponderemo, no, quando misurare il pH. Cioè, magari non anticipiamo questa cosa, Franco, rimani collegato con noi perché Perché l'andremo a risponderemo. esplicitare. Prego, per uno, per l'altro, né troppo, né solo quando sento o avverto che c'è qualcosa che non va, no? Perché i rischi sarebbero poi di dover intervenire con un massivo intervento di prodotto e anche economico, cosa che noi in questo webinar insegniamo apposta per evitare, no? Gli sprechi. Ci piace fare le cose giuste. Adesso però entriamo nel vivo del nostro webinar parlando proprio di pH, quindi che cos'è il pH? Ti chiedo io, Andrea. Sì, allora è molto semplice, l'abbiamo riassunto qua, okay? Quindi è una grandezza. Il pH, questa grandezza che misura l'acidità o la basicità di una soluzione acquosa, va da 1,0 fino a 1,14. Se va da 0 a 14, diciamo che ho questo range, e allora diamo subito di quella che è la definizione ideale nelle piscine. Ce la ritroviamo, come abbiamo visto nel precedente webinar, nelle normative legate alle piscine ad uso pubblico, ma lo stesso equilibrio ce lo ritroviamo anche per le piscine ad uso privato, quindi domestiche. Il valore ideale si attesta tra i 7,2 e i 7,6. Adesso, nel corso di questi minuti, andremo a scoprire anche il perché ci troviamo in questo punto di equilibrio. Ma diciamoci subito una notizia, una cosa che colpisce è tipo il liquido lacrimale, perché noi ci immergiamo in acqua e quindi quando siamo immersi in acqua abbiamo bisogno di sostenere, diciamo, il nostro benessere attraverso un'acqua, anche in questo caso, in equilibrio con tutti i parametri, tra cui il più importante, o tra i più importanti, proprio il pH. Il liquido lacrimale è attorno ai 7,4. Cosa significa? Che se io mi immergo in una soluzione che è troppo basica o troppo acida, avrò automaticamente un'irritazione agli occhi. Questo indipendentemente dal contenuto di cloro o meno, eh? Stiamo parlando proprio di pH. Quindi il 7 è un pH neutro, liquido lacrimale 7,2, 7,4, quindi già per dare un riferimento al nostro corpo. Non so se è così riconosciuto un po' da tutti, no? Quando andiamo a acquistare anche i prodotti di cosmetica, cosa ci dicono? Quando dico cosmetica vuol dire sia per la pelle, per i capelli, pH neutro. Sentiamo sempre parlare di questo pH neutro, no? Non c'è quasi nessuno che ti dà suggerimenti su eccessi o in eccesso o in difetto rispetto a quello che è un pH neutro. Poi ci sono dei trattamenti specifici che lo richiedono, eh? Però tendenzialmente anche quando prendi sapone lavamani, te lo vendono, tra virgolette, chiamiamolo con il pH neutro, perché a pH neutro si avvicina molto di più a quella che è la sensibilità in senso generale della nostra anche epidermide. E adesso c'è proprio un grafico che ci aiuta a capire questo che tu ci stai spiegando. Questo è collegato al cloro, questo è collegato al cloro, e quindi ci darà una risposta su il bilanciamento tra il pH e il disinfettante, cioè come impatta e come incide. Volevo aggiungere solo una cosa all'argomento di prima, che
che si collega agli igienizzanti di ambiente e quindi al pH neutro, perché tipo nello scorso seminario abbiamo parlato anche del prodotto per igienizzare l'ambiente esterno della piscina. Per non aggredire i materiali, gli igienizzanti spray, ad esempio, se hanno pH 7, vuol dire un pH neutro, possono essere indicati anche come possono essere i tessuti, i cuscini, il legno, no? Mentre invece quando i pH sono eccessivamente acidi o basici, danneggiano anche, diciamo, i tessuti o le materie delicate. E adesso arriviamo a parlare di pH relazionato al cloro, quindi parliamo dell'acqua della piscina. Qui abbiamo indicato nell'asse verticale in percentuale la forza, la potenza che ha il cloro, che è influenzata nell'asse orizzontale dal valore del pH. Spieghiamoci meglio. Guardiamo la linea quella blu. Che cosa dice la linea blu? Incrociando un pH che abbiamo detto tra i 7,2 e 7,6 il valore ideale, con un pH 7,2, se incrocio la curva disegnata lì, che è una curva che definisce l'andamento della relazione che c'è tra il pH e il cloro, e quindi incrocio i dati nel blu. Se io mantengo il pH 7,2, la forza del cloro che ho dentro in acqua è circa il 60%. Cosa significa? Che se io aumento e quindi vado ad 8 col pH, a parità di stesso cloro, ad esempio, vedete come drasticamente si abbassa la potenza del disinfettante. Questo è il grafico che indica quanto è fondamentale tenere il pH controllato, altrimenti a parità di quantità di cloro che metto in piscina, questo cloro non funziona. Quindi, ecco, per essere molto chiari, quando non controlli il pH, quindi quando mi rifaccio a Franco, la sua parte è quando vedo che c'è qualcosa che non va, magari è già un pH 8 e di conseguenza tutto quel disinfettante che sta mettendo ha un'efficacia, un'efficienza ridottissima. E addirittura abbiamo piscine che a volte lavorano con pH 8 e 2. Vedete che più mi sposto verso, diciamo, i numeri che si alzano, 8, 8 e mezzo, 9, e più il cloro è inefficace a parità di quantità. Allo stesso modo, se quindi mi sposto in un pH più acido, seguendo sempre la curva, per assurdo, se io dovessi mantenere il pH a 6 e rincrocio ancora i miei dati, il cloro sarebbe potente quasi al 100%, sarebbe potentissimo. E allora lì spesso mi dicono: ah, ok, perfetto, allora tengo il pH basso. Se io tengo il pH basso, cosa succede al mio liquido lacrimale? Cosa succede alla mia pelle? Cosa succede agli accessori? Che poi adesso vedremo l'impatto, no, del pH troppo basso. Ma se il pH è troppo basso, perdo completamente il benessere nell'immergermi in acqua. Quindi Certo. è vero che se lo tengo più basso il cloro è più potente, nel senso la percentuale di forza che lui ha di azione è più alta, ma non riesco a farci il bagno. E quindi è assolutamente sconsigliato fare il bagno e immergersi in un'acqua che non abbia un pH che è compreso tra i 7 e i 7,6. E questo è proprio l'equilibrio di cui parlavamo all'inizio, proprio è tutta questione di equilibrio. Esatto, è una questione di equilibrio, per cui con un pH a 7,2, che ho una potenza del cloro circa al 60-65%, non riesco a ottenere il 100%, ma è il giusto compromesso per consentirmi di fare bene il bagno piscina, cioè senza avere una ripercussione dal punto di vista dell'acidità dell'acqua. Ok? Quindi questo grafico per me è veramente forse il più importante da memorizzare, per C'è una dire sì. domanda, Andrea, per te. Antonio chiede: Andrea, perché ogni misuratore dà valori differenti? E poi lui spiega: se lo fa con il test a gocce gli dà un risultato, se lo fa con le strisce un altro, e via dicendo. Quindi, Sì. diciamo, la domanda è: perché ogni misuratore dà valori differenti? Allora, questa è una domanda bellissima, Interessante. esatto, molto interessante e si collega, se non ricordo male, Monica, anche all'argomento non so se è subito Certo, dopo, è qui sì. collegato. Subito dopo andremo a spiegare appunto le varie differenze tra i tester. Esatto, degli strumenti. Per
dare una risposta che approfondiamo con gli strumenti è nella domanda stessa, cioè ogni strumento ha un suo metodo. E per fare un esempio molto banale che adesso ho qua, uno dei tester che ci diceva Antonio è ad esempio colorimetrico, quindi in funzione del colore che io vedo, ma non è grafico, cioè non ha un display. Il sistema di lettura che ha un sistema di lettura a gocce anziché un sistema di lettura a pastiglie anziché un fotometro dipende da quanto è sofisticato il suo sistema di misurazione. È per quello che abbiamo sistemi di misurazione del pH che vanno da magari i 10 euro fino ai 2000 erotti euro di un fotometro professionale. È normale che maggiore è, in teoria, ecco, però maggiore è la spesa del sistema di misurazione, migliore sarà la definizione del risultato che ottengo. Certo. Ok. Parlando di pH, appunto, dobbiamo parlare anche dell'interazione che c'è fra pH e cloro. Ah, infatti, bellissima questa slide. Bravissima. Bellissima questa cosa. Perché qua cosa abbiamo disegnato? Nella curva rossa l'andamento del cloro, nella curva blu l'andamento del pH. Perché questo andamento ondulatorio? Poiché tendenzialmente, non avendo in piscine ad uso privato domestico centraline di controllo e dosaggio, cosa che invece in piscine pubbliche sono obbligatorie, come ci diceva anche prima, se non sbaglio Franco, intervengo non in modo sistematico e di conseguenza il mio pH si può alzare, a volte si può abbassare, lo correggo, lui si rialza, poi lo ricorreggo, si abbassa, e la stessa cosa il cloro, cioè mentre io uso la piscina, come dire, il disinfettante mi aiuta a proteggermi, ma io un po' lo consumo, di conseguenza poi ne apporterò ancora. Vuol dire che il movimento sia del cloro che del pH sono movimenti che possono oscillare in su e in giù. E allora qui graficamente cosa ti dice? pH 1 ppm, abbiamo visto anche nella volta scorsa, e lo ribadiremo anche nel prossimo webinar, che è un buon livello di cloro. 1 ppm è quello anche in questo momento consigliato dall'OMS per come livello minimo di cloro libero per difenderci da qualsiasi virus, compreso il Covid. Il cloro ha un ppm, adesso andiamo al pH che è subito sopra, il pH è 7,8, quindi è leggermente fuori scala. Infatti se io sono bravo cosa faccio? La curva poi va verso il basso, lo correggo, cioè riporto il pH a 7,6. Poiché in questo caso io leggerei il cloro a un ppm, quindi dico wow, sono molto giusto di cloro, ma se quel pH anziché 7,8 non mi accorgo, non lo misuro e non lo correggo, mi finisce a 8, quel ppm che forza ha rispetto al grafico che abbiamo visto prima? Il 20%. Cioè quindi ho un ppm che in realtà non sta sprigionando tutta la sua forza per distruggere virus, batteri e quindi prevenire le alghe, ma sta lavorando sotto regime. Ok, Monica? C'è un'altra domanda prima di continuare e andare a parlare del metodo del fenolo rosso. Quali sono i giusti valori tra 7,2 e 7,8? Perché online ognuno dice la sua. Eh sì, l'online come noi, ok, siamo online, fanno formazione e informazione. Lasciando perdere le fake news, noi quello che facciamo è portare ovviamente la nostra esperienza. Diciamo che l'atto di intesa tra Stato e Regioni che sancisce quelli che sono i livelli, così come la norma UNI relativa alle piscine, ci dice che il valore di pH consigliato è tra 7,2 e 7,6. Questi sono i valori suggeriti. Questo però, al di là di quello che può dire internet e la web, lo trovate anche nei vari accessori che andate ad acquistare. Cioè un accessorio professionale non ti potrà mai suggerire di tenere il pH a 5, parlo legato alle piscine. Quindi noi ci siamo spiegati il perché tenere questo valore, no? Una questione di dare la giusta potenza al cloro e dare il giusto equilibrio affinché noi quando ci mettiamo in acqua, ci immergiamo in acqua, non ne soffriamo né l'acidità né la basicità. E poi quel range l'abbiamo appena visto in questo momento nel grafico precedente. Quando esco da un range di pH sotto i 7
e quando esco da un range di pH sopra i 7-8 ho due effetti. Sotto al 7 il cloro, diciamo che l'acqua diventa troppo acida e quindi non è piacevole fare il bagno, e quando invece vado sopra i 7-8 il mio disinfettante perde completamente di efficacia, quindi il rischio di buttare cloro senza che questo ne produca un effetto a livello di disinfezione. Ok, c'è un'altra domanda di Antonio. Andrea, il misuratore Blue Riot, credo di leggerlo nella maniera corretta. Sì. Cosa ne pensi come misuratore? Questa è una domanda tendenziosa. Chi è che l'ha fatta? Antonio. Antonio. Allora, Antonio, se non ho capito male, ha acquistato questo apparecchio che si chiama Blue Riot. Riot, Ok, Blue Riot. Sì, no, no, è solo, io lo chiamo così, magari l'hai detto giusto tu, però è un misuratore. Galleggiante con delle sonde che è collegato a un'applicazione del telefono e misura in modo sistematico il valore del pH in acqua e quindi tu lo puoi controllare da un'applicazione e lui fa una lettura ogni X tempo prestabilito da questa fabbrica. Cosa ne penso? Io penso che qualsiasi sistema che mi dia sistematicamente una lettura è un grande aiuto, cioè anziché agire io manualmente o come ci ha detto prima Franco, quando penso che non vada bene qualcosa, se ho un sistema che lo fa per me e me lo tiene monitorato in modo sistemico, è un grande supporto. La rovescio della medaglia qual è? È che il sistema che lo fa per me deve essere affidabile. Di conseguenza, se l'apparecchio viene manutentato correttamente ed è un buon apparecchio con un buon sistema e delle buone sonde, è un grandissimo supporto. Oltretutto, sposa quello che è, diciamo, un po' la tendenza nostra di monitorare attraverso il telefono, diciamo, i valori. Quindi è anche, diciamo, di moda, trend e molto pratico. Quindi non so se ho risposto, sono stato molto diplomatico e ecco, qualsiasi cosa che ci possa aiutare, Perfetto. io la sposo. La risposta è perfetta, quindi suppongo che sia stato anche fin troppo chiaro, dai. Molto Andiamo bene. avanti col nostro webinar e parliamo quindi adesso del metodo del fenolo rosso. Perfetto, che si collega un po' alle risposte, alle cose che ci hanno chiesto anche prima gli amici che sono collegati con noi. Allora, il pH abbiamo visto che è la grandezza, no? Che misura l'acidità e la basicità di una soluzione acquosa. Qual è il metodo di lettura? Che sia attraverso, diciamo, il sistema pastiglie fotometrico più complesso, con il sistema di lettura, del Fenol Red, io misuro quella scala che noi vediamo sotto riportata. Quindi è una scala che dà un colore. Quindi prendo un campione di acqua, inserisco quello che è il sistema, Fenol Red, che è ci può essere sia in pastiglie che in forma liquida, e poi verifico, colorandosi l'acqua a contatto con il Fenol Red, la variazione di colore. Questa variazione di colore mi darà un'indicazione se la soluzione acquosa è più verso l'acidità o più verso l'alcalinità, la basicità, oppure nel range, del neutro. Dà quindi una variazione di colore. La cosa interessante sul sistema, diciamo, Fenol Red è che nel caso in cui il pH sia, lo dico perché esiste non tanto il fuori scala, ma a un certo punto il colore rimane quello. Ecco, vorrei sfatare il mito che c'è quello che magari ci può chiamare e dire no, ce l'ho a 4,2. Cioè, no, non. Oltre quel 6-8, quel colore giallo rimane pressoché invariato. Quindi che sia 5 o 6-8, il colore è veramente molto simile. Il suggerimento qual è? Ovviamente è proporzionare per aumentare il valore del pH e portarlo a 7,2, cercando di fare questa operazione un po' per volta, andare a rimisurare se sono riuscito a riportare il valore un po' più in alto finché non rientra nella scala in cui riesco a leggerlo. Da lì in poi, ovviamente, mi è più facile regolarlo. Quando il pH è superiore all'8,2, rimane quel colore
diciamo rosso fucsia, anche se fosse a 9, ecco. Stessa cosa, utilizzo un correttore di pH minus per riportarlo nel range, ne uso un po' alla volta fino a quando non riesco a ritornare nella mia scala colorimetrica. Quindi vedete che la scala del rosso fenolo e diciamo il metodo e la determinazione colorimetrica del pH avviene tramite questo sistema che non fa altro che ricalcare la scala del nostro pH e ci dà l'indicazione. Ricollegandoci a tutto quello che è stato detto fino ad ora, ma anche a quello che ci ha detto in chat Antonio, proponiamo adesso quindi i tester disponibili sul nostro sito. In chat vi lascio anche il link della categoria in modo tale che potete direttamente trovarli. E questi sono appunto dei tester elettrici o a reagenti, che sono anche un po' quelli di cui abbiamo parlato fino adesso. Non so se tu, Andrea, vuoi aggiungere Sì, qualcosa. ma allora, visto che abbiamo un argomento che come, se, come tutti gli argomenti, volendo si possono fare grandi approfondimenti, ma qui ci piace essere pratici, no? Solo per vedere quelli che ci sono lì rappresentati e per dare la differenza che dicevamo prima, qual è meglio o peggio, insomma, per me non c'è meglio o peggio. È chiaro che subito come impatto, se io guardo il primo a sinistra, vedo un display. Quindi, posto Elettrico. che elettrico, quindi posto che sia una buona sonda che legge bene il pH, quindi posto quello, io lì ho una lettura che non è tanto data dalla variazione come guardo, per esempio, questo contro luce verso il sole, non, che potrebbe ingannare la lettura. O meglio, stesso campione che guardo io, Monica, e lo guardi tu. Potresti leggere una cosa In diversa. maniera Il nostro diversa. occhio chiaramente percepisce i colori in maniera differente. Un display è chiaro che non lo posso percepire in maniera diversa da te. Il display dirà a te 7 e a me 7. Automatico, Esatto. certo. Colgo tra l'altro l'occasione, scusami Andrea se ti Sì. interrompo, perché Daniele ha fatto una domanda molto tecnica, non ci siamo dimenticati di te, solamente la leggiamo alla fine nello spazio dedicato alle domande, così la possiamo leggere con attenzione. Ok, poi il secondo è quello che dicevamo sempre con il rosso fenolo, ma liquido. Il sistema è uguale, che sia liquido, che sia in pastiglie, colora la provetta che c'è lì dentro e sempre in maniera visiva io interpreto quel colore che è quella variazione di rosso, ok? E lì mi darà sempre la mia scala, che ripeto, va diciamo, dai 6 fino agli 8, cerchiamo di mantenerci sempre, In diciamo, in questo un range che range. sappiamo, che noi sappiamo, possiamo controllare, e il sistema alternativo è quello delle pastigliette che si vedono lì di fianco, che è l'ultimo, che è esattamente quello che ho in mano io, ok? Il tester con il rosso fenolo in formato pastiglia. Tra i due non c'è moltissima differenza, però tra i due c'è molta differenza nella misurazione del cloro. Quindi, ad esempio, se il sistema rosso fenolo è simile, che sia il liquido, che sia la pastiglia, ecco, sul cloro invece il sistema di misurazione a pastiglia è più sofisticato, cioè possiamo dire, ma anche perché ha un impatto di costo diverso, che quello in pastiglie, nella sua integrità, completezza, sia cloro che pH, è un misuratore con una performance più elevata. Però, a parte che lo approfondiremo appunto nel prossimo webinar, oltre il pH e il cloro, abbiamo detto che sono anche importanti l'alcalinità e la durezza, che quindi andiamo adesso a spiegare cosa sono e come interagiscono appunto col pH. Esatto. Allora, l'abbiamo visto all'inizio, no? Quando abbiamo messo dopo la nostra bilancia per l'equilibrio dell'acqua, quindi bilanciare tutti i parametri, che c'erano anche questi. Qua non andiamo a annoiare nessuno perché non siamo non vogliamo fare i chimici, Piccoli chimici. però sappiamo che possiamo misurarli, cioè esiste un sistema per misurarli. Quindi l'alcalinità, questa che insomma tutte le sostanze alcaline disciolte in acqua, ci aiutano a comprendere perché a volte succedono delle cose. E quindi cosa ci dice questa slide, che è tecnica ma molto facile e intuitiva. Se io misuro l'alcalinità della mia piscina e vedo che l'alcalinità è superiore ai 175 ppm, quindi milligrammi litro,
potrò incorrere esperienzialmente a un difficile abbassamento del pH, cioè a volte consumo tanto pH meno, ma non riesco a raggiungere i miei obiettivi, ok? Perché l'alcalinità è molto alta e avrò tendenzialmente un pH che rimane sempre in alto. E abbiamo visto prima che quando il pH rimane in alto, mi diminuisce la potenza del cloro. Per contro, in acque che hanno un'alcalinità invece inferiore, ad esempio i 100 ppm, avrò sempre una difficoltà di mantenere il pH in equilibrio, cioè ho variazioni di pH più repentine, praticamente più basso, ok? Quindi vedete com'è anche in questo caso il pH com'è influenzato da un altro elemento, che è l'alcalinità. Quindi stiamo parlando di pH, ma stiamo parlando anche di influenzatori di pH. Detto ciò, cosa succede? Che in un caso o nell'altro, se io ho un'alcalinità che è troppo elevata o un'alcalinità troppo bassa, mi causerà variazioni più repentine di pH, o in alto o in basso. Quindi per rispondere a quelle domande che a volte mi dicono: caspita Andrea, ma non riesco a tenere controllato il pH. E io allora gli chiedo: ma ti hanno misurato, ti hanno suggerito di misurare l'alcalinità? No, no, non ho mai sentito parlare. Bene, stasera sappiamo che possiamo anche, con grandi variazioni di pH, approfondire un po' di più. Magari lo chiediamo al nostro professionista. E al nostro tutto per la piscina è: boh, voglio misurare anche l'alcalinità. Mi procuri il test per l'alcalinità? Esatto. Perché E io proprio effettivamente ci per sono. questo motivo ho messo per i nostri visitatori, diciamo, il link che, per i tester che possono misurare l'alcalinità. E ci sono due domande importanti. Antonio chiede come si misura l'alcalinità. Poi ci ringraziano appunto perché c'è chi non li aveva mai misurati e da oggi in poi forse comincerà a farlo. Molto bene. Quindi innanzitutto rispondiamo intanto ad Antonio, come si misura l'alcalinità? L'hai detto tu prima, nel senso che non ho capito Con male, i gli hai messo il tester. link Sì, giusto col tester. esatto. Esatto. Quindi ci sono dei tester che misurano l'alcalinità. Anche lì ci sono tanti tipi di tester. Quello che ci ha presentato Monica, dimmi bene Monica, è quello a strip, giusto? Con le strisciette? Sì, esatto. Perfetto. Le stesse strisciette che misurano Il l'alcalinità secondo. misurano anche, ad esempio, il pH e il cloro. Avete presente le strisce, come si chiamano comunemente? Non mi viene il nome. Comunque, sono un metodo piuttosto antico, anche usato nei laboratori, okay? La cartina tornasole, ecco, okay? Le cartine, questi strip che misurano pH, cloro, alcalinità, durezza, sono strip anche che fanno molti parametri. Anche in questo caso, queste strip si colorano. Vengono messe, c'era nella tua immagine iniziale del seminario, c'era proprio la strip con il colore, Esatto, sì. e fai un'analisi comparativa tra il livello di colore che vedi e quello che è il risultato della tua strip, e riesci a capire quant'è il contenuto della tua alcalinità. Anche in questo caso, qui abbiamo avuto i nostri parametri. Cosa vuol dire questa slide? Semplicemente che devo stare tra i 100 e i 175 ppm per avere un buon equilibrio di alcalinità. Allora, l'altra cosa per chiudere l'argomento, perché sennò l'alcalinità, insomma, va bene, ma, però era importante perché questa influenza molto Certo. il pH, si può correggere anche quella. Come? Con un contributo di prodotti specifici, però è anche vero che con una buona gestione continua di mantenere il più corretto possibile il pH, contribuisco a mantenere in equilibrio anche questo parametro. Ok. E Aldo invece chiede, io ho un tester con striscette colorate, sono attendibili? Assolutamente sì, sono quelle che abbiamo detto prima. Posto che qualsiasi prodotto, comprese le striscette, compreso quello a pastiglie, compreso quello dei fotometri, compreso le sonde elettroniche che abbiamo visto prima, hanno una durata e una scadenza. Controllate bene che i vostri prodotti abbiano delle scadenze e che siano indicate, poiché adesso faccio vedere qua, le pastigliette che misurano il pH, anch'esse hanno una scadenza. Oltretutto, come vengono conservati? Ad esempio, se io tengo il mio tester fuori alla luce del sole,
perché vado a farmi il bagno, lo lascio lì, ve lo dico subito, si degradano molto rapidamente. Quindi uso il mio tester, metto via, pulisco, asciugo dove posso e lo ripongo nel suo locale all'ombra e protetto. Perché ho visto anche striscette lasciate ovunque, no? È chiaro che quello lì in due colpi poi non sono più attendibili. Quindi ogni metodo è attendibile, basta avere ovviamente l'accortezza di verificare che non siano scadute e di conservarle in modo adeguato. Quindi insieme all'alcalinità però anche la durezza abbiamo nominato e quindi ora l'andiamo a spiegare. Esatto, la durezza è una cosa su cui siamo un po' più sensibili, nel senso che è classicamente legata al calcare, okay? La durezza calcica. Quindi sono tutta la quantità di sali solubili di calcio e magnesio che sono disciolti in acqua. Anche in questo caso vengono misurati in ppm o in gradi francesi, chi ha per esempio l'addolcitore lo sa, no? Che per l'acqua di rete lo fa perché ce lo dicono, no? Rendere l'acqua un po' più dolce, così non ci si intasano le tubazioni, eccetera. L'effetto di questo calcare, di questa durezza, ce l'abbiamo anche nell'acqua di piscina, ce l'abbiamo negli effetti che la stessa acqua ha anche quando impatta sulla sabbia dei filtri, che le impacca e le fa diventare un blocco unico che non filtra più. Ecco. Come si relaziona al pH? Anche in questo caso la durezza è molto relazionata al pH. Infatti, cosa ci dice? Che se la durezza è troppo alta, quindi sopra i 30 ppm, ho una formazione di incrostazioni sia nel filtro che nella vasca, quindi ho della torbidità. Allo stesso modo, quando invece sono a un'acqua troppo dolce, avrò un'acqua che andrà a cercare di alimentarsi di calcio da qualche altra parte e quindi tendenzialmente va a deteriorare la vasca. Cosa si fa ad esempio quando si vuole controllare un po' la precipitazione del calcare? Lo dico perché questo è l'effetto, mantenere l'equilibrio il pH. E il pH è molto importante anche perché in presenza, per esempio, di carbonati di calcio mi aiuta a evitare la precipitazione. Quindi mantenere il pH in equilibrio è un grande supporto anche per evitare che ci siano depositi calcarei. Quindi tendenzialmente mi aiuterà a migliorare la qualità dell'acqua. Quindi abbiamo visto come proprio il pH è al centro ed è molto Sì. importante mantenerlo entro i giusti valori. Sì. Adesso quindi la domanda, diciamo che poi è anche un po' quello che ci è stato chiesto fino ad ora in chat, quali prodotti usare, se c'è un prodotto meglio di un altro. E quindi in questa slide, diciamo, riassumiamo queste risposte, che esistono diverse tipologie di prodotti. Esatto. Noi abbiamo visto finora che nella nostra scala il valore del pH può salire o può scendere, non solo per il nostro intervento, quindi l'apporto di prodotti chimici, ma in modo naturale ci sono zone in cui tendenzialmente il pH, e questa è la maggior parte delle volte, tende a salire e in casi minori invece tende a scendere. Quando si muove questo valore, noi dobbiamo correggerlo. E allora alla domanda qual è il miglior prodotto, io dico sempre dipende da, ok? Ad esempio, in natura come lo possiamo trovare? Correttori di pH più o correttori di pH meno, cioè minus e plus, quelli che li alzano o li abbassano. Li possiamo trovare in polvere o liquidi. Che siano in polvere o liquidi, si tratta di acidi o basi, ok? Cioè prodotti che acidificano, abbassano, o prodotti che alcalizzano e quindi aumentano il valore del pH. Quando parliamo di acidi e di basi, stiamo parlando di prodotti chimici, più o meno questa funzione, che siano solidi, polvere o liquidi, sono simili. Arriviamo alla natura del prodotto, ok? Tutto ciò che è liquido, io parlo per la mia esperienza personale, impatta dal punto di vista liquido. Quindi quando ho un pH meno liquido, che è un acido, tendenzialmente un acido solforico, questo nome mi fa pensare a un acido che è un acido aggressivo. Quindi, se un liquido mi cade sulla mano e non ho un'adeguata protezione, ho un impatto diretto con un acido sulla mano. Senza andare sulla mano, che è la cosa più, diciamo, brutta, lo stesso acido mi può cadere su una superficie mentre faccio il trattamento alla piscina. È chiaro che il liquido, un acido, magari solforico al 30, 40, 50%, può danneggiare anche una superficie.
non è che la polvere non la danneggia, però è proprio una questione fisica. Se mi cade un granello di polvere, un po' di polvere di pH-, che è sempre un acido sulla mano, a meno che io non ce l'abbia piena di acqua, cosa faccio? Subito tolgo la polvere ed è chiaro che ho un impatto molto diverso dal punto di vista della sicurezza. Quindi la prima cosa che dico è: i prodotti sono simili come efficacia. Valutate il rapporto qualità-prezzo e soprattutto io parlo anche di sicurezza. Preferisco in uso domestico suggerire anche ai miei amici di utilizzare prodotti a base di polvere o granulare, perché, come ho detto prima. Era un po' anche quello che dicevamo la volta scorsa nella sicurezza dell'uso dei prodotti. Sì, infatti anche chi è interessato al discorso della sicurezza dei prodotti, li possiamo rimandare al canale YouTube, no, di Tutto per la Piscina, e si riguarda anche la scorso webinar che abbiamo parlato di sicurezza, che era secondo me molto Esatto. interessante, anche in modo trasversale. Quindi ecco, diciamo che non è che siamo promotori di uno anziché dell'altro. Adesso ci stiamo proprio dicendo molto amichevolmente che se lo uso manualmente, io personalmente sono più propenso per l'utilizzo di prodotti in polvere. Altra cosa invece ho, ad esempio, sistemi di dosaggio. Quindi una pompa dosatrice, io non devo manipolare il prodotto liquido, inserisco il beccuccio della pompa dosatrice direttamente dentro nel contenitore. Gioco forza, che è già diluito, non devo manipolarlo, non ho il problema della sicurezza, utilizzo quello liquido. Ok? Per quello che dico non è meglio o peggio. Lo manipolo, io tendenzialmente mi oriento sulla polvere. Lo faccio in modo automatico con pompe dosatrici, praticità, prodotto liquido. Aldo chiede, in una piscina da circa 40 metri cubi, dopo aver messo il prodotto per il pH, dopo quanto tempo la verifica è attendibile? Ok, bellissima domanda anche questa, che si collega poi a quella che dobbiamo rispondere, no? Di quando fare diciamo, le analisi. Qua ti dice, una volta che lo faccio, quando è che è attendibile? Allora, tendenzialmente tu, una volta che correggi il pH, che cosa fai? Inserisci del prodotto, innalzatore o abbassatore di pH, e questo prodotto si deve amalgamare con tutto il volume dell'acqua, ok? Allora, la mia risposta è: dipende da se l'impianto di filtrazione ha una buona circolazione, perché se io lo inserisco in un punto dove poi l'acqua non circola, lì avrò un accumulo di acido che mi aiuta a abbassare il pH, ma ora che si amalgama in tutta la piscina, la mia lettura sarà sballata. Il mio suggerimento qual è? È di tenere ovviamente l'impianto di filtrazione acceso 24 ore su 24 quando faccio questi trattamenti, almeno per un giorno, in modo tale che tutta la piscina amalgami bene i prodotti, e posso dire che se ho un buon impianto di ricircolo, quindi di circolazione ben dimensionato, nell'arco di una mezz'ora, 40 minuti, posso andare a rileggere il mio valore e trovare la variazione. Io, se rimaniamo sempre nei range, cioè se non devo recuperare acque troppo acide o troppo basiche, tendenzialmente le proporzioni indicate sulle confezioni, cioè utilizzo ad esempio 1,5 kg di pH- per abbassare di 0,2 unità in 100 metri cubi di acqua, è molto attendibile. E quindi posso analizzarla anche il giorno dopo. Ecco, diciamo, cerchiamo di fare le cose fatte bene, di goderci la piscina, di non diventare dei piccoli chimici, di farlo in Certo. modo sistemico, e se lo manteniamo nei range non avremo questa ansia lo devo analizzare subito. Ecco, quello intendevo Prima di dire. rispondere a queste domande, proprio perché sta arrivando appunto il momento delle domande generiche, riassumiamo tutto quello che abbiamo detto, quindi possono anche fare qualche foto, magari per ricordarsi quello che abbiamo detto con questa slide. Esatto. Allora, due cose, senza eccedere, perché l'argomento pH necessita semplicemente di questi due highlight. Il primo è: sistematicamente tieni monitorato il valore del pH, che se rimane tra 7,2 e 7,6 ti aiuta da tutti i punti di vista. Impatta sul benessere che hai nell'immergerti in acqua, impatta sulla giusta potenza che darà il disinfettante che utilizzi in acqua, impatta correttamente sul rapporto alcalinità e durezza, e avrai, diciamo, un buon equilibrio in piscina.
sistematicamente, e quindi arriviamo alle risposte che dovevamo dare al nostro Esatto. Franco di prima, adesso mi viene in mente della sua risposta, sistematicamente per me cosa significa? Se ho una buona, un buon impianto, l'abbiamo detto prima, io posso permettermi di leggere il pH, diciamo, in modo sistemico 3 volte, scusa, una volta ogni 3 giorni, ok? Soprattutto quando arrivo nei momenti più caldi della stagione, Più dove le critici. variazioni sono date dalla temperatura, dai bagnanti, dall'inquinamento, eccetera. Perché questa cosa qua impatta molto meno d'inverno o in un periodo, per esempio, primaverile. Più bagnanti ho, più apporto di sostanze organiche ho, più sono in zone ad alto rischio di inquinamento atmosferico. E quando, ad esempio, tipo oggi qua nella mia zona sta piovendo, è chiaro che la pioggia si filtra. Tutta una serie di sostanze che possono acidificare o rendere più basica l'acqua. Quindi sì che dopo, per esempio, una pioggia, il mio suggerimento è vado ad analizzare l'equilibrio dell'acqua, perché molto probabilmente dovrò andare a riportarlo in A equilibrio. correggerlo. Il secondo punto invece è avere lo strumento per analizzarlo. Cioè il primo punto è analizza in maniera sistemica, il secondo è dotati di un sistema che te lo consenta. E abbiamo visto prima che sia elettronico, che sia manuale, almeno devi averlo perché tu, Monica, dicevi prima, quando mi chiamano che hanno un problema, gli chiedo quant'è il valore del pH, ti dicono, non ce Non l'ho lo da so, non ho il misurare. tester esatto. Ok? Quindi abbiamo dato davvero un riassumendo basico, è abbi il tester e misuralo in maniera sistemica. Però come scritto, ricordiamo che anche il test ha una scadenza, quindi di fare attenzione anche a questo, Esatto. naturalmente. L'abbiamo detto prima, molto Esatto. importante. Bene, diciamo che con questa slide abbiamo concluso il nostro webinar. Noi vi invitiamo a partecipare al prossimo webinar che è anche strettamente collegato a quello di oggi, perché il pH e il cloro sono gli elementi fondamentali all'interno dell'acqua in piscina. Quindi il prossimo webinar si terrà il 10 maggio e tratterà proprio delle differenze e usi tra dicloro, tricloro e multifunzione. Io adesso vi manderò in chat il link per potervi iscrivere direttamente al webinar e nel frattempo vi dotiamo, diciamo, di un codice sconto che è valido fino al 3 maggio sul 10% su tutto il nostro catalogo online di Tutto per la Piscina. Quindi basterà inserire, una volta aggiunti i prodotti al carrello, il codice sconto webinar 10 e poi vi verrà detratta, diciamo, la somma. In questo momento, quindi, adesso possiamo leggere le domande che appunto ci hanno fatto, cominciando da quella di Daniele, che è la più lunga e la più critica, diciamo, molto più specifica e tecnica. Allora, Monica, indosso le cuffie. Sì, no, ti chiedo di aiutarmi a leggerla. Lui Sì, dice, aspetta Daniele. che scorro anch'io sulla Sì, chat. salendo sopra. Quindi Sì. Daniele scrive: piscina interrata di 70 metri cubi a Tramoggia, fatta Sì. nel 2006. Centralina Stracel 70, già due celle, già sostituito, durata 6 anni ciascuno. Centralina pH automatica, condensatore automatico ed elettrodo di rilevazione, già sostituito da 4 anni. Ad oggi la rilevazione è immediata, ma la dosatura automatica parte, ma dopo un ciclo di dosatura in automatico, se non la interrompo dopo 5 minuti, rischio di finire il recovery per sovradosaggio. E alla nuova rilevazione, se non lo faccio in modalità semiautomatico, corre il rischio di trovarmi con tutta la vasca o con pH basso. L'ultima volta per una dimenticanza ho dovuto ripristinare il valore con un secchio enorme di pH plus, quindi quello che aumenta. Con il controllo in semiautomatico riesco a mantenere settimanalmente il valore corretto, ma ovviamente sono cosciente che non è il sistema giusto. Quindi tu, Andrea, cosa consigli a Daniele? Ok, io perché ormai ho raggiunto la mezza età, me la devo rileggere per capirla bene. Sì. Però, no, scherzo adesso, però ho capito il concetto. Qui, Daniele, quello che ti posso suggerire, la prima cosa ovviamente è che tu sei dotato di un sistema di gestione di, se non ho capito male, a elettrolisi del sale con un controllo automatico del pH. Quindi cosa significa? Che hai da una parte una piscina a sale. Il sale, cloruro di sodio, impatta enormemente sul pH. L'acqua del mare è pH 9, giusto per capirci. Tutte le volte che io metto sale aumento il valore del pH. È per quello che
Bravissimo Daniele, che si è dotato però di un controllo automatico del pH, perché una piscina a sale senza controllo del pH rischia di avere un pH alto, e quindi cosa abbiamo visto prima? Che se io produco cloro con un pH sopra gli 8 è come se non producessi cloro, ok? Adesso arriviamo al suo punto che dice: caspita, però io ho messo tutto sto ambaradan, però se non sto attento, se non lo faccio andare in modo semiautomatico, rischio che la centralina non mi legge correttamente i valori, mi abbassa troppo il pH, rischio di avere un pH troppo basso, poi mettere altro pH più. Bene, in soldoni, cosa voglio dire? Ci sono tantissimi tipi di strumenti che hanno questa funzione, cioè l'elettrolisi è una cosa, poi parlo di controllo del pH. Come abbiamo detto prima, visto che la scelta è ampia, non è ovviamente. Daniele, non è bello che tu abbia un sistema che non ti consenta di mantenere correttamente monitorato in sicurezza, che tu debba intervenire perché hai fatto un investimento per poi dover funzionare in modo semiautomatico. Ecco, rimettiti al professionista che ti ha dimensionato l'impianto, cerca una soluzione che effettivamente qua diventa una soluzione più tecnica che non, a cui possiamo risponderti noi. Ecco. Il sistema, ci sono tanti sistemi, ecco. Informiamoci bene, facciamoci dare, come dire, buone indicazioni, anche se a volte succede che nel dimensionamento ci sia qualcosa che purtroppo non va bene, ecco. Come in questo caso, mi sembra che sia più una questione proprio prettamente legata al tecnicismo dell'apparecchiatura. Andando in ordine, la domanda successiva è quella di Antonio, che chiede che cos'è la conducibilità di cui hai fatto accenno prima. Ok, allora ci sono dei test che misurano anche la conducibilità e quindi anche il nostro sale. Se io misuro attraverso la conducibilità i miei sali disciolti, posso assolutamente tenere monitorato anche questo valore. Per cui è molto importante per chi ha una piscina ad elettrolisi, qui ci stiamo però un po' spostando dal nostro argomento, misurare la nostra conducibilità. Quindi è comunque un valore da tenere in considerazione laddove è possibile. Esatto. Aldo poi chiede, in una piscina da circa 40 metri cubi, dopo aver messo il prodotto per il pH, dopo quanto... No, questa l'abbiamo già letta, scusate. Allora, la domanda di Antonio è quella successiva. La giusta circolazione di una piscina di 145 metri cubi, quanto tempo di filtrazione e riposo deve stare? Allora, piscina, è un piscinone 145 metri cubi. Complimenti al nostro amico. Cioè, ripetimi la domanda, una piscina da 145 metri cubi? Quanto tempo deve essere la filtrazione e quanto di riposo, diciamo, la Ah, giusta tra i due? ok. Allora, qua adesso non entriamo anche lì nel tecnicismo del suo metri cubi. Quello che io dico in maniera generale è: all'aumentare delle temperature, all'aumentare dell'affluenza, aumentare il numero di ore in cui funziona la piscina. Perché lì è una questione di dimensionamento. Parto da un presupposto. Io una piscina ad uso privato. Cerco di dimensionare l'impianto affinché entro le 4 ore abbia fatto passare tutta l'acqua dentro nel filtro. Quindi faccio una cosa molto matematica, ma guarda, non prendiamo neanche il caso suo, perché sennò sembra che sia il suo. Prendiamo 100 metri cubi, divido per 4, quindi diciamo che sotto i 25 metri cubi ora di impianto io non li installerei, poiché voglio garantire che entro le 4 ore tutta la massa del vaso dell'acqua mi viene filtrata dal filtro. Poi si arriva all'altro argomento che è: ma quante ore devo tenerla A in riposo. filtrazione, no? E quindi conseguenza a riposo. Pensate che le piscine ad uso pubblico vanno 24 ore su 24. Perché? Semplicemente perché la garanzia di continuare a filtrare è quella che dà la massima sicurezza e garanzia affinché prodotti si amalgamino, i parametri rimangano più sotto controllo, la filtrazione aiuti a trattenere le sostanze organiche, eccetera, eccetera. Quindi, per dare sempre una risposta molto diplomatica, è il più possibile. Tutto va ottimizzato. Detto tra noi, più la piscina è grande, più avrò tanta acqua e più dovrò trattarla e più dovrò avere impianti, di dimensioni importanti. C'è un'altra domanda molto tecnica di Aldo stavolta che chiede: io ho una piscina senza cloro,
È dotata di uno sterilizzatore con tre lampade a raggio UV, un grande filtro con lana di vetro ed un altro filtro che non ricordo che tecnologia usa. Ce l'ho dal 2018 e mi trovo bene. Uso prodotti ad ossigeno attivo ed antialghe. Lei cosa ne pensa di piscine simili? Ok, anche qua siamo usciti dall'argomento. È il momento domande, quindi sì, un po' generico. No, parlo siamo usciti dall'argomento del pH, però devo dire che Aldo ha una delle piscine che io invidio. Cioè, mi spiego. Io sono promotore, come diciamo, del cloro, inteso come il prodotto più accessibile. È consigliato ovviamente da anche dall'OMS, da tutti. È il prodotto che c'è nell'acquedotto, ecco, per dirci, quindi va benissimo. Lui però che cosa ha? Una piscina che ha delle lampade con raggi ultravioletti. Quella piscina deve essere assolutamente perfetta dal punto di vista della trasparenza, perché il raggio ultravioletto funziona solo se riesce a penetrare attraverso l'acqua. Se l'acqua è torbida, il raggio ultravioletto non ha nessuna efficacia. Tuttavia i raggi ultravioletti eliminano i batteri fino al 99,9%. Quindi il flusso di acqua che passa dalla lampada, perché non passa tutta l'acqua, che passa una parte di acqua, però quel flusso che passa di lì, se è trasparente, lui avrà un grandissimo supporto per distruggere batteri, sostanze organiche, eccetera. L'altro è che utilizza, ad esempio, l'ossigeno che abbiamo visto la volta scorsa. Ok, Monica, ti ricordi, abbiamo parlato di ossigeno. Sì. Forse, no, scusa, il primo appuntamento, abbiamo parlato di prodotti alternativi al cloro. Esatto. Okay? Quindi anche lì andate a vedervi se avete voglia, anche sull'ossigeno, abbiamo trattato il tema dell'ossigeno. Nel webinar della sicurezza, lo scorso webinar, perché abbiamo trovato i prodotti alternativi al cloro per le pelli sensibili. Bravissimo, bravo. Sempre lo scorso webinar. Cosa abbiamo detto? Che è un ossidante molto potente. Ecco, è un ottimo ossidante, a differenza di altri ossidanti, a base per esempio di cloro, ha un'azione che si riduce nel tempo. Cioè cosa vuol dire? Che io lo inserisco, devo continuare ad usarlo, poiché non ha barriere contro i raggi ultravioletti, come invece ha per esempio il cloro. E quindi diciamo che ho un ottimo disinfettante, cioè pensiamo anche banalmente all'acqua ossigenata. L'acqua ossigenata, disinfettante, usiamo anche per uso umano, no? È un stesso prodotto, se è quello che intende lui, quello liquido, è la stessa base, con volumi di acqua ossigenata molto più alti. Quindi è un potente ossidante, ottimo, abbinato a raggi ultravioletti, è una delle piscine che io gli invidio. Mi piacerebbe fare il bagno da lui, quindi se mi invita, molto ben accetto. Però gli faccio i miei complimenti per l'impianto. Allora, Antonio scrive, faccio 2 ore di ciclo e 4 di riposo in estate. Mentre Aldo dice, io senza cloro la tengo in filtrazione dalle 20 alle 24 ore al giorno in estate, nonostante la poppa filtra tutta l'acqua in circa 2 ore, la usiamo solo noi 4 della famiglia, e poi ti invita a Voghera. Guarda, mandami l'indirizzo in privato e ci vediamo. Adesso aspettiamo magari la bella stagione e ci vediamo. Allora, lui ci ha dato già la risposta di prima, no? Cioè aumenta le ore di filtrazione, ci suggerisce già, 20 ore e poi arriva addirittura anche a 24, perché il suo sistema è un sistema che necessita di molte più ore di filtrazione, quindi di mantenimento di questa piscina, proprio perché utilizza prodotti che non sono clorati e non sono, diciamo, non hanno barriere contro i raggi ultravioletti. Quindi bravo, e quello è il tempo secondo me giusto. Mediamente nelle altre piscine io consiglio di arrivare alle 18-20 ore, quando veramente fa caldissimo. Però ripeto, è proprio una roba talmente generica che invece va approfondita secondo il tipo di piscina che hai, il tipo di ricircolo, il tipo di filtrazione, eccetera, eccetera. E l'altra invece qual era che era interessante? Antonio ha detto faccio 2 ore di ciclo e 4 di riposo in estate. Perfetto. Allora, qui c'è, non so se ce l'abbiamo in uno dei seminari, ma anche lì ci sono una serie di cose. Vi porto la potrebbe mia. Anche essere uno spunto per un nuovo webinar, sì, quindi ce lo possiamo anche segnare. Allora, oddio, adesso io provo a rispondere adesso molto rapidamente. Parlo dell'esperienza, la mia esperienza. Interrompere troppo frequentemente la filtrazione non so quanto sia efficace. Mi spiego. Io cosa faccio? Stimolo un paio d'ore l'acqua e la metto in ricircolo, poi la tengo ferma 4 ore, poi la riaccendo ancora. Quindi
non so se sono riuscito con quelle 2 ore a davvero catturare tutta l'acqua che ho nel mio bacino. Ecco, sono più orientato a tenere l'impianto di filtrazione acceso di più e creare momenti di riposo adeguati. Ok, quindi non so se sono riuscito a lanciare il messaggio. Ecco, non sono tanto un fautore di funziona poco, poi riposo, poi funziona. Preferisco un ciclo continuo che mi garantisca bene che tutta l'acqua continua a filtrarmi bene. Perché, come ho detto prima, il concetto: se ho dimensionato l'impianto che in 4 ore mi filtra, se io la faccio andare solo 2 ore e poi la fermo, non sono riuscito a far passare tutta l'acqua nel filtro. Quindi almeno la faccio funzionare le ore che mi garantiscono che tutta l'acqua mi passa nel filtro e personalmente anche di più. Quindi preferisco una filtrazione continua e un riposo magari più prolungato. Perfetto, allora noi siamo contentissimi di tutte queste domande, però abbiamo un pochino sforato il limite. Leggo le ultime due di Franco che chiede riduttore di pH liquido, polvere, quale consigli? Ok, abbiamo risposto prima, ma lo rispolveriamo perché come concetto interessante tutti, hanno una simile efficacia, hanno forme chimiche diverse, ma un unico obiettivo. Quindi il mio suggerimento è, se la piscina, suggerimento pratico, se la piscina è domestica e faccio un utilizzo del prodotto manuale, allora io prediligo la polvere perché è più sicura per il tipo di uso che ne faccio, di uso proprio manuale. Se invece ho un sistema che ha una pompa dosatrice, vado sulla praticità, utilizzo il liquido. Perfetto, allora Antonio chiede, io ho una piscina a sfioro, è vero che ho una filtrazione meglio della piscina skimmer? Se tu hai una piscina a sfioro, ti piacerebbe sentirti dire che è meglio di una piscina skimmer. Tuttavia, quello che ti posso dire è che io non sono né per è meglio o è peggio. Se una piscina è ben dimensionata, è meglio sempre, nel senso che la piscina è bellissima, che sia a skimmer o a sfioro. I sistemi di skimmer sfioratori oggi in commercio, cioè quegli skimmer che si abbassano, allungano la loro dimensione, rendono le piscine quasi a sfioro nel punto ovviamente in cui c'è l'aspirazione, sono bellissime e sono efficaci. Dipende davvero molto da come è dimensionata. Quello che possiamo certamente dire è che un'acqua a sfioro, cioè nel senso che tutta la superficie in modo omogeneo entra all'interno di una canala che poi va a possibilmente una vasca di compenso, ha una superficie tendenzialmente che è più pulita, proprio perché tutta la superficie si muove verso i canali. Poi ci sono le variabili, c'è lo sfioro infinito, nel senso che ha lo sfioro solo da una parte. Ci sono delle piscine a sfioro che sono veramente difficili da mantenere perché la canalina di sfioro è uno dei punti dove si vanno ad annidare, per esempio, alghe, batteri, sporco, virus. Quindi non è sempre detto che sia la soluzione migliore, ma se mantenuta bene è sicuramente un sistema di movimento dell'acqua in superficie di grande effetto non solo scenografico, ma anche tecnico. Perfetto, e per concludere Daniele ci chiede, io con il mio sistema elettrolisi parto in primavera con 8 ore e arrivo in piena estate a 12 ore. Prima la filtravo maggiormente di notte, facevo bene, ora con il fotovoltaico ovviamente la faccio di giorno e la bolletta ringrazia. Ok, allora anche lì sono perfettamente d'accordo sulla tematica tempo finché non la uso, finché la temperatura è bassa, l'abbiamo detto anche nel primo quando aprire la piscina, no? Ti ricordi Monica che dicevamo quando aprire la piscina, no? Quando supera i 15 gradi è meglio che la apro sta piscina, è anche bella vedere. Lì aumento le ore di filtrazione all'aumentare della temperatura e della frequentazione della vasca. Farla filtrare nelle ore notturne ha un impatto, diciamo, più economico per chi non gode diciamo, dell'accumulo del fotovoltaico o diciamo, per chi paga una bolletta tradizionale, perché la sera magari impatta meno. Anche lì non c'è meglio o peggio, perché davvero dipende da tante variabili. Quello che io dico è facciamolo andare in modo più continuativo, così come ho momenti di stop più continuativi. E secondo me, come lo stava facendo lui, era un buon indicatore di quello che ci siamo detti prima. Poi conta il risultato. La domanda che farei a lui è: ma come stava funzionando? Andava tutto bene, era in equilibrio, l'acqua non era torbida, l'impatto era buono? Se sì, bravissimo.
Antonio ci dice: io anche d'inverno la tengo aperta, fa d'arredo. E con questa, Vero, è diciamo vero. che possiamo concludere il nostro webinar. Noi vi ringraziamo per averci seguito e anche per aver interagito per tutte le domande che ci sono state fatte. Ovviamente vi ricordiamo che per dubbi, domande o curiosità potete contattarci all'indirizzo mail info@tuttoperlapiscina.it. Potete benissimo visitare anche il nostro sito e vi ricordiamo il vostro codice sconto Webinar 10, valido fino al 3 maggio. Con questa noi vi ringraziamo e vi salutiamo. Buona serata a tutti, grazie Andrea per essere stato presente e per averci ancora una volta aiutato. Grazie a te Monica, che sei meravigliosa, e grazie a tutti i nostri ascoltatori. Grazie, arrivederci a tutti. Ciao, buona serata.